Buonasera a tutti. Ringraziamo le persone innanzitutto che hanno sfidato una calura asfissiante per venire alla presentazione di questo saggio, che in realtà è un libro da cui poi si vuole provare ad aprire una discussione pubblica su politica economica e politica industriale italiana oggi. Lo ricordiamo, il perno di questa ora che trascorreremo insieme qui in fondazione è il testo pubblicato da Raffaele Brancati, Riprese e Resilienza, con un punto interrogativo più che significativo, Opportunità e insidie delle nuove politiche industriali, un testo, io credo, importante pubblicato da Donzelli, che in qualche maniera riporta il dibattito dentro a un perimetro che è quello costruito in questi oltre 20 anni di ricerca da Raffaele, che è un economista sperimentale, è un economista che, oltre a confrontarsi con i modelli e con la didattica, ha sempre scelto, io credo opportunamente, di sporcarsi le mani con le statistiche, con le rilevazioni periodiche, con la difficoltà di dare interpretazioni originali e brillanti, ma allo stesso tempo anche cogenti e aderenti a una realtà che soprattutto in Italia è estremamente complessa e difficile. Ecco, naturalmente abbiamo la possibilità di avere un parterre di discussant significativi. Sarà interessante confrontare anche i punti di vista che in qualche maniera sono necessari, soprattutto perché siamo in un passaggio di attualità e un passaggio insieme storico estremamente critico. Noi sappiamo che appunto, ricordiamo tutti quello che è successo ieri sera, quando a un certo punto la politica e anche le istituzioni finanziarie e i giornali e la pubblica amministrazione a più alto livello è andato in tilt, quando a un certo punto è uscito da Palazzo Chigi un comunicato che annunciava comunicazioni urgenti da parte del Presidente del Consiglio, e sono state 2 ore complicate, alla fine delle quali Draghi ha detto che avrebbe messo la fiducia sul DDL concorrenza, perché se no la struttura finanziaria pubblica di matrice soprattutto europea sarebbe caduta nella parte della tranche di denari che deve arrivare, mi pare, entro maggio, o meglio, che deve arrivare sull'assolvimento di alcuni obblighi, di alcuni accordi presi entro maggio, e quindi c'è stato questo passaggio. Perché richiamo questo elemento di cronaca? È un elemento di cronaca importante, anche perché tutto ciò che andiamo a discutere questa sera, diciamo proiettivo di proiezione di analisi, non può non confrontarsi nel giorno per giorno con quello che capita in una realtà estremamente complessa come quella italiana. Perché, come adesso andremo a vedere in una serie di slide predisposte dai ricercatori della fondazione, ecco, la composizione del PNRR è estremamente razionale e predeterminata, con alcuni elementi che sono noti ai più. Quindi abbiamo la digitalizzazione, abbiamo la rivoluzione verde, la transizione ecologica, c'è il tema delle infrastrutture, o meglio, delle infrastrutturazioni, c'è il tema dell'istruzione e della ricerca, c'è l'inclusione e la coesione, e in un momento di pandemia
pandemia ancora in corso, il tema essenziale della salute. Questo è inserito in un contesto che, appunto, ricordano i ricercatori della Fondazione, ha un sistema produttivo particolare, perché a differenza degli altri paesi manifatturieri continentali europei esiste una minorità della grande impresa, una sostanziale evaporazione delle grandi imprese italiane e quindi una concentrazione strategica con un profilo di tipo anche psicoattitudinale, oltre che finanziario, patrimoniale, concentrato sulle piccole e medie imprese, e questo è naturalmente sia un'opportunità per la crescita, ma anche un ostacolo alla stessa a condizioni differenti. E poi naturalmente questo elemento fa sì che tutto ciò che esiste oggi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, la pandemia e, aggiungo io, la rimodulazione della globalizzazione dal 2008-2009 in avanti, si confronta con una struttura economica italiana che nella sua parte essenziale, come ricordano i dati riportati da Fonte Cerved, i ricercatori della Fondazione Feltrinelli, riportano una sostanziale tenuta per quanto concerne il periodo tra i debiti sovrani e il Covid per quanto riguarda le PMI, con alcuni anche elementi di crescita. E poi tra 2019 e 2020 un calo del 10%, che in qualche maniera, a mio avviso, sottostima ancora di più lo sbalestramento e lo sbandamento strategico e la corrosione patrimoniale e finanziaria delle piccole e medie imprese. In più va ricordato come tutto questo quadro di estrema complessità e soprattutto di estrema caratterizzazione italiana, perché abbiamo detto le piccole e medie imprese come struttura portante del sistema industriale nell'Europa continentale ce l'abbiamo soltanto noi, la Francia e la Germania non ce l'hanno, il Nord Europa ha una struttura economica meno manifatturizzata. Ecco, questa nostra specificità si aggiunge un'altra ulteriore specificità, cioè la divisione, la spaccatura tra Nord e Sud, con la necessità di affrontare per l'ennesima volta dall'Unità d'Italia l'annosa questione meridionale, e con la necessità di capire come fare dentro il PNRR, che non può che essere lo strumento principe con cui provare a modellare, appunto, quelle politiche economiche, industriali, quelle policy che sono anche al centro del libro di Raffaele, di cui discuteremo dopo. E noi sappiamo che l'unica cosa sicura è che la tendenza è quella di conferire un 40% di questi fondi al Sud. Il problema è che innanzitutto il che cosa fare con quei soldi, e poi soprattutto se, come in tutto il resto del paese, quei soldi ipotetici, teorici, riusciranno da un lato ad arrivare, perché abbiamo ricordato appunto come ci siano dei passaggi politici, e ieri sera Mario Draghi è stato chiaro su questo, senza i quali i soldi non arrivano, e dall'altro poi se questi denari in tutta Italia e tanto più nel Mezzogiorno riusciranno poi a spostarsi da Roma verso i cosiddetti territori attraverso progetti, attraverso meccanismi di governance locale, di pubbliche amministrazioni, di imprese, di rappresentanza, in grado proprio di dare attuazione alla struttura giuridica e politica del PNRR. Ma perché questo? Perché l'elemento che secondo me va sottolineato è che a differenza delle politiche economiche italiane,
dove c'è una sostanziale richiesta formale burocratica, mi viene da dire cartacea, su adempimenti svolti, a fronte delle quali, lo dico in maniera grossier, arrivano i soldi delle politiche economiche e delle politiche industriali, con l'accordo con l'Europa il meccanismo è diverso, cioè il meccanismo è diverso e bisogna avere dimostrato di avere fatto, anche in tema di governance e di costruzione dei progetti, degli adempimenti concreti, reali, sostanziali. C'è un meccanismo di verifica anche sui progetti e a quel punto poi viene staccato e consegnato l'assegno. E questa cosa cambia molto la prospettiva dell'attualità e la prospettiva anche della storia del nostro paese, e quindi a questo punto davvero abbiamo disegnato una serie di, delineato una serie di contesti diversi che si intrecciano insieme macro e insieme micro, insieme comunitari e insieme nazionali, insieme internazionali e insieme anche statali, che davvero rendono il libro che Raffaele ha scritto di estrema attualità, se non urgenza. Naturalmente aggiungo, perché e questo è proprio un classico esempio che è perfetto per significare l'ambiguità del reale in cui siamo immersi, il tema della transizione verde o del greenwashing, nel senso che in maniera chiara viene detto che i fondi europei debbono finire alla conversione ecologica, ma allo stesso tempo il problema è che cosa vuol dire conversione ecologica, nel senso che noi abbiamo visto indipendentemente ma anche parallelamente al tema del PNRR cifre mostruose di denaro pubblico e quindi nuovo montante di debito pubblico andare sui bonus edilizi, ad esempio. Noi abbiamo visto invece su un tema apparentemente più industriale la scelta fatta dal governo Draghi sull'automotive, ad esempio, di concentrare tutte le risorse sui concessionari e non sulla filiera. Ecco, sono tutte e due temi di transizione verde o di greenwashing, cioè di racconto, di narrazione di una rivoluzione, di un cambiamento verde, o è soltanto una modalità per reiterare le vecchie politiche antiche, stantie, come i sussidi ai costruttori edili o i sussidi ai concessionari, che invece avrebbero forse potuto essere lasciate nel dimenticatoio. Ecco, queste sono tutte questioni sia teoriche che concrete, sia economiche che politiche, che in qualche maniera possiamo provare questa sera a discutere insieme. Ecco, chiamerei innanzitutto l'autore di questo libro, Raffaele Brancati, sul palco. Buonasera Raffaele. Poi chiamerei Roberta Rabelotti, che è un economista dell'Università degli Studi di Pavia. E quindi Alessandro Bonetti, della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Mi chiedo se, purtroppo non è potuto intervenire Aldo Fumagalli, che è presidente della Beldofin ed è, diciamo, uno degli ultimi discendenti di una delle famiglie del capitalismo familiare italiano, che adesso da tempo ha venduto, se non sbaglio, ad Ayer, ai cinesi di Ayer, la sua azienda, e quindi è peccato non avere la sua testimonianza. Innanzitutto inizierei subito con Roberta a questo punto, se sei d'accordo. Sì. Così almeno, ecco. Vai, ecco, sì, ecco, nel senso che dato anche
io trovo che mentre abbiamo appunto un autore di un libro che andiamo a discutere che ha una grandissima esperienza da economista sperimentale anche e soprattutto sui sistemi industriali europei e italiani. Mi interessava molto anche, è già acceso, sì, il tuo punto di vista anche sul libro, ecco, per non trascurarlo, e su questi argomenti estremamente complessi che abbiamo portato, ma che poi alla fine davvero abbiamo capito che determineranno il futuro nostro e dei nostri figli, ecco. Grazie mille, grazie alla Fondazione e grazie a Raffaele per questo invito. È stato un invito gradito perché è stato un incentivo per leggere il libro che ho letto con grande piacere. Devo dire che l'ho trovato un libro estremamente interessante, molto chiaro e con spunti veramente utili di discussione. Dal mio punto di vista dovrebbe essere letto da tutti coloro i quali in un qualche modo hanno o avranno a che fare col PNRR, per cui davvero è una raccomandazione a leggere il libro. Anche perché si tratta di un libro relativamente breve e che in poche pagine davvero riesce a dare una immagine, però basata su dati, quindi basata su evidenza empirica di quello che è il sistema delle imprese italiano, di come siamo arrivati a questo sistema delle imprese, di quello che è stata la politica industriale e contemporaneamente offre anche alcune soluzioni, alcune proposte che cosa si potrebbe fare di meglio e come si potrebbe farlo, per cui credo che gli spunti siano molti. Io volevo partire da un aspetto che mi sembra molto importante e che è uno degli aspetti che sicuramente sono trattati nel libro. Nella prima slide che è stata presentata abbiamo visto la composizione del PNRR e quello che la domanda che ci si potrebbe fare è la coerenza tra le diverse missioni. Allora, diciamo che la coerenza c'è, anche perché poi nella scelta delle missioni, diciamo che l'Italia non è che abbia avuto tutti questi margini di libertà, perché alcune di queste diciamo sono state dettate dall'Europa. Però il problema più importante è che appunto anche Raffaele sottolinea nel suo libro è quello della interazione tra queste diverse aree e soprattutto direi del coordinamento delle politiche, perché appunto sul coordinamento delle politiche diciamo che mi sembra che ci sia ancora moltissimo da fare. E vorrei partire con qualche esempio proprio facendo riferimento a transizione ecologica e transizione digitale. Ecco, quello che ci chiede l'Europa non è creare un grande mercato per prodotti, soluzioni un po' più digitali, un po' meno inquinanti. Quello che l'Europa ci chiede, e come diceva Paolo prima, poi l'Europa prima ce lo chiede e poi ci chiede il rendiconto di quello che è stato fatto, è creare delle specializzazioni tecnologiche in questi ambiti. E questo è proprio molto chiaro in quello che è la Recovery and Resilience Facility della Commissione europea, cioè l'obiettivo della Commissione europea è quello di creare nuove filiere tecnologiche nei quali le imprese europee, tra cui anche le imprese italiane, e noi siamo quelli che prendiamo più soldi, diventino competitivi, cioè quindi nuove tecnologie che siano scalabili e che possano essere adattate nel paese e che però possano anche essere poi esportate globalmente. Quindi da questo punto di vista mi sembra che ancora ci sia molto da fare. Cioè, proprio per fare un esempio, l'Europa non ci sta chiedendo di comprare computer da mettere nei tribunali, o forse può servire anche quello, però l'Europa ci sta chiedendo, per esempio, di sviluppare tecnologie in ambito
tra i tanti, di cyber security. Oppure, in ambito della transizione ecologica, l'Europa non ci sta chiedendo solamente di fare nuovi parchi solari, nuovi parchi eolici, ma ci sta chiedendo di capire dove le imprese italiane possono sviluppare una loro competitività nella catena del valore delle, per esempio, energie rinnovabili. Allora, parlando di catena del valore delle energie rinnovabili, è una catena estremamente complessa e fare parchi solari non significa solamente produrre pannelli solari o non significa solamente produrre turbine eoliche. Da quel punto di vista il mercato è già definito, cioè non c'è spazio per le imprese italiane, ormai i giochi sono chiaramente fatti. Però la catena appunto è complessa e l'Italia deve trovarsi, le imprese italiane hanno l'opportunità di trovarsi delle competenze. In particolare è importante che si trovino delle competenze nelle fasi a monte della catena, che sono le fasi nelle quali c'è maggiore opportunità di creazione di valore aggiunto, piuttosto che nelle fasi di produzione dell'energia. Un altro aspetto, per esempio, interessantissimo è quella della cosiddetta twin transition, della transizione digitale e ecologica, cioè sostanzialmente dell'uso delle tecnologie digitali per la transizione ecologica. Lì ci sono tanti esempi. Quello che nel caso dell'Italia, per esempio, mi sembra molto rilevante è l'uso delle blockchain nella industria alimentare. Nell'industria alimentare l'uso delle blockchain dà delle opportunità molto interessanti in termini di tracciamento dei prodotti, di tracciamento delle materie prime. Allora, l'Italia ha un'industria alimentare fortissima, è uno dei nostri punti di forza nelle esportazioni e quindi lì si potrebbero aprire enormi opportunità anche dal punto di vista delle tecnologie. Quindi questo è un po' il punto, però per poter arrivare a questo significa che ci vuole un coordinamento tra le politiche. Che cosa vuol dire coordinamento tra le politiche? Vuol dire che il Ministero della Transizione Ecologica farà i suoi parchi solari, farà i suoi parchi eolici, ma questo non basta, perché ci vuole un coordinamento con quello che fa il MISE. Il MISE dovrà investire denaro pubblico e convincere con incentivi gli investitori privati a investire in innovazioni, in nuove tecnologie, ma anche questo non basta, perché per creare le nuove tecnologie ci vogliono le competenze, ci vuole la ricerca, e qui c'è un ruolo del Ministero dell'Università e della Ricerca. Ma non basta neanche questo, perché per esempio le competenze digitali negli altri paesi le creano alle elementari e quindi c'è un ruolo per il Ministero dell'Educazione. E infine c'è un ruolo fondamentale, ed in questo devo dire il libro di Raffaele lo riprende molte volte, per la domanda pubblica. Domanda pubblica che non deve essere più usata con l'obiettivo di andare al minimo costo, ma deve essere usata come procurement strategico, cioè sostanzialmente la domanda pubblica può avere un ruolo fondamentale per sostenere l'innovazione, per sostenere le tecnologie, ma anche per sostenere alcuni tipi di imprese. Un argomento del quale, se ci sarà tempo, mi piacerebbe parlarvi, perché me ne sono occupata, è quello delle imprese femminili. Allora, le imprese femminili, per esempio, possono essere sostenute attraverso la domanda pubblica che ha appunto un ruolo di tipo strategico, sostenere quelle imprese rispetto ad altre imprese, perché sostenendo quelle imprese riesco anche ad ottenere lo sviluppo di quel tipo di imprese, perché ritengo che, per esempio, e peraltro il PNRR lo fa, che la parità di genere sia qualcosa che dobbiamo su quale dobbiamo migliorare. Non so se, cioè, avevo altre cose, ma magari mi fermo. Così magari esatto. Possiamo fare un secondo giro poi della cosa. Ecco, proprio su questo, a questo punto chiederei proprio a Raffaele due cose. La prima, a tuo avviso il meccanismo Europa-Italia è efficace o no? Cioè, nel momento in cui, ad esempio, noi abbiamo sentito Roberta descrivere una impostazione per cui si dice in certe catene del valore la strutturazione è quella, quindi cercate di posizionarvi
nelle parti più alte e più nobili e non invece, si dice, create nuova imprenditorialità, che è un'impostazione, sarebbe un'impostazione di policy completamente diversa. A tuo avviso il coordinamento tra Europa e Italia è efficace o no? E poi l'altra grande domanda, cioè la comunità pubblica, sia della politica che della pubblica amministrazione, che alla fine abbiamo capito anche dall'intervento di Roberta, è fondamentale per riuscire ad attuare efficacemente tutte le ipotesi prospettate nel PNRR. È in grado o no? Lo chiedo a te che sei un grande conoscitore anche di Roma e delle dinamiche, diciamo, culturali e di policy, ecco, intellettuali. Culturale è una parola grossa. Se mi chiedi, allora, andiamo con ordine. Sulla partita Europa-Italia è una partita purtroppo giocata tantissimo, almeno sulla base dell'esperienza dei fondi strutturali, sulla base di regole. E questo palleggiarsi regole e regolette, in parte legate alle norme della pubblica amministrazione italiana, in parte alle regole comunitarie, è, come dicono in campo giuridico, un combinato disposto esplosivo. E quindi, diciamo, il mio giudizio non può che essere negativo. Così pure sul funzionamento della pubblica amministrazione, naturalmente c'è da stendere proprio un velo pietoso. Però io, per natura, per vita, per esperienza, per attività di lavoro che mi ha portato anche vicino a Feltrinelli, cioè sono portato a dire dobbiamo ragionare con un'ottica, per così dire, imprenditoriale. Che cosa significa l'ottica imprenditoriale da questo punto di vista? Significa che dobbiamo, o detta da economista, dobbiamo ragionare con una logica, diciamo, di raggiungimento di obiettivi sotto vincoli. Se io dicessi e scrivessi un libro dicendo ho bisogno della riforma della pubblica amministrazione, ho bisogno della riforma dell'Europa, di cambiare i rapporti, cioè se io dicessi tutto questo direi cose assolutamente vere, ma a quel punto la risposta di Draghi, o chi per lui naturalmente, sarebbe semplice: non ho i tempi per fare tutte queste cose. Quindi dobbiamo disegnare un percorso sotto vincoli. Quindi abbiamo questa pubblica amministrazione, possiamo cercare di farla migliorare un pochino, abbiamo queste regole e cerchiamo di fare cose. E lo scopo del libro era quello di individuare delle cose relativamente semplici nei concetti, non semplici nelle attività vere, che siano fattibili. Due sono per me i poli fondamentali di tutto il disegno. Uno ha a che vedere, come diceva Roberta Rabellotti, con la questione della domanda pubblica. Quando sono in ballo così tanti soldi è ineludibile, cioè questi soldi devono essere spesi, va bene, devono essere spesi rapidamente, va bene, questo lo sanno tutti i partecipanti al gioco, però sono un'arma pazzesca in mano. Quando io sento un ragazzo che ha lavorato con me per tanti anni, che adesso è il capo delegazione, capo, come si dice, unità di missione del Ministero dei Trasporti, che dice io mi siedo al tavolo con Ferrovie, perché è chiaro che questi si siedono al tavolo non con l'80% delle imprese, come ci diceva prima il grafico, ma si siedono con i grandi player. Quindi si siederanno con Ferrovie, si siederanno con Enel, Eni, Leonardo, con i grandi player, perché sono in ballo commesse da decine di miliardi di euro. Io quello che dico è, accanto alla richiesta di performance, quindi se io ti chiedo di fare la tratta ferroviaria, io scusatemi parlo in modo un po' terra-terra, ma è evidente che dietro ci sono molte questioni complesse. Se io chiedo di fare la tratta Roma-Bari, non mi basta che tu fai la tratta Roma-Bari. Chiedo a te, quando ci sediamo per firmare, mettimi anche un tuo piano di coinvolgimento di filiera.
Che cosa intendo per filiera in questo campo? Naturalmente c'è la parte edilizia, ma quella diciamo è una filiera che va quasi da sé, ma ci sono i controlli elettronici, ci sono i controlli di sicurezza, intorno alle ferrovie ci sono elementi, cioè è vero che ci sono delle catene del valore che già esistono, che già sono consolidate, dove il mercato è tale da difficilmente consentire l'ingresso di nuovi operatori, tanto più se piccoli. Però dire che il grosso ha dei vincoli e dire che non può essere fatto nulla non è così. Però quello che si deve dire è: ti siedi intorno al tavolo per le ferrovie, per TIM, con Eni per l'energia, con chiunque, mi devi mettere un tuo piano di come pensi di poter coinvolgere filiere nazionali. Questo, diciamo, non è sottoposto a tutti i vincoli di varia natura, è una cosa fattibile, e poi a quel punto può intervenire con strumenti di carattere generale anche il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Però io devo poter chiedere, quando metto in campo grande domanda pubblica, la sanità, insomma, non devo fare esempi, sono sotto gli occhi di tutti che sono commesse miliardarie. Dire: c'è una condizionalità in questa commessa che ti do, e questa condizionalità è uno straccio di progetto di filiera. Attualmente non c'è nulla di tutto ciò, e questo passa da un commitment politico, non ha bisogno di chissà che regole astruse, è qualcosa di relativamente semplice. L'altra partita a cui tengo particolarmente è la partita della conoscenza. Quello che io lamento, diciamo, nel libro, è il fatto che quando si pensa a strumenti per l'industria, alla fine, sempre per l'urgenza dei tempi, si pensa di ricicciare, scusate l'espressione un po' romana, ma insomma, di tirar fuori e di appoggiarsi sempre su strumenti vecchi, di cui sappiamo tutto. Tutto, sappiamo abbastanza, quindi conosciamo i pregi e conosciamo i difetti. Allora, questi qui non sono strumenti che possono andare bene per qualsiasi cosa. Un passaggio del libro a cui io attribuisco un'importanza enorme, perché per me è emblematico: quando un'impresa sa che cosa fare, sa qual è il progetto di ricerca, sa qual è l'investimento da realizzare, conosce le persone, ha chiari i fabbisogni di competenze, ha già risolto. Il suo problema è solo economico-finanziario. E quindi a quel punto i soldi vanno bene, quindi basta dare i soldi e tutto funziona. Ma se abbiamo un quadro di incertezze e non sono chiare le competenze, non sono chiari i problemi, a quel punto i soldi non bastano più. Pensiamo alla questione delle competenze. Si stanno dando soldi, molti soldi, a università, centri di ricerca per organizzare centri di competenza e così via. Sono progetti con nomi diversi, in modo diverso, che si fanno da 25 anni, non è che sono cose nuove. Di questi progetti noi sappiamo ancora una volta quali sono dei pregi e quali sono dei difetti. Allora, uno dei difetti classici è che non riescono a raggiungere a sufficienza le imprese intermedie, diciamo, quelle che non sono né così forti da essere i soliti simboli, diciamo, no, del Made in Italy tecnologico, dalla Ferrari alla grande alcuni pezzi di farmaceutica, insomma, queste che sono le industrie trainanti della tecnologia italiana, da Brembo a tanti altri. Ma ci sono quelli che stanno in mezzo, che sono tanti e che fanno cose. Questi sostenuti potrebbero effettivamente fare un salto tecnologico. Se io chiedo di affrontare nuovi ambiti tecnologici, per esempio quelli per il green, questi li devo sostenere. E nel disegno un po' utopistico che lancio, ma utopistico ma non troppo, non so come dire, questi sono veramente dei passaggi intermedi fondamentali. Se li misuro come li abbiamo misurati noi in vari casi, non solo sono la gran parte dell'occupazione e un numero consistente di imprese, ma sono diffuse in tutti i territori. Cioè
cioè sono molto presenti anche nel sud, addirittura nel sud sono un po' più che nel centro-nord, mentre le eccellenze sono molto concentrate ovviamente in Lombardia e in altre regioni settentrionali. Quindi diciamo una politica meridionalistica oculata non è una politica che punta sulle quote, sul 40%, intendiamoci, per certi aspetti sì, per esempio se voglio infrastrutturare il territorio in un certo modo bisogna di destinare quote, ma non basta, bisogna puntare su strumenti che facilitino questi rapporti, senza questo a mio modo di vedere non ci si riesce. Quindi se proprio devo fare il succo dei succhi, perché poi questo libro ha una strana genesi, l'editore nasce perché io avevo proposto di fare una sintesi di un lavoro vecchio che avevamo fatto e l'editore, che conosco assai bene, mi ha detto a me di questo libro non me ne frega niente. La cosa che mi interessa è capire una cosa differente. Tu mi hai rotto le scatole per decenni dicendomi che mancavano i soldi per la politica industriale, che mancava un disegno strategico di lungo respiro per la politica industriale, adesso col PNRR mi dicono che il disegno c'è perché è la grande trasformazione, i soldi ci sono e quindi non serve più a niente. Quindi questa era diciamo, l'idea di base da cui è partito tutto quanto, però doveva essere tutto tradotto in modi semplici e semplificati. Il tentativo fatto è stato quello di ridurre all'osso, ma puntando su quelle che sono, a mio modo di vedere, le cose più importanti. Ecco, ma poi dopo, naturalmente, avremo modo anche di sentire, Alessandro Bonetti della Fondazione, però su questo, cioè, voglio dire, colgo la provocazione dell'editore che dice adesso ci sono i soldi, ma voglio dire, il rischio non è quello davvero di reiterare meccanismi mentali, politici, di distribuzione. Io, a me capita di andare a Roma e devo dire che fra i luoghi più tristi del mondo, credo, ci sono alcuni ministeri, ecco. Cioè, tra il MEF e il MISE, se uno ci entra, ragazzi, cioè, sono luoghi di profonda solitudine, non c'è nessuno. Cioè, uno dice... Cioè, se uno, ecco, allora l'idea che debbano, al di là dei meccanismi contabili, costruire le attribuzioni poi reali, i quadri concreti, luoghi che sembrano disabitati, mi lascia sempre molto perplesso, ecco, come prima cosa. E poi la seconda cosa, al di là del tema degli involucri vuoti che spesso, a cui spesso assomigliano i ministeri, ma cioè, a me l'altra cosa che colpisce molto è che tutte le volte in cui parlo con dei dirigenti pubblici di primo piano, ma nessuno è mai entrato in una fabbrica, ma nessuno proprio. Ecco, chiedo a te che hai una maggiore frequentazione, cioè questa distanza quasi antropologica da tutto ciò che è necessario fare, no? Per riuscire a implementare le opportunità e per allontanare le insidie che rappresentano il sottotitolo del tuo libro. Ecco, a tuo avviso tutto questo, che valutazione dai? Ma guarda, intanto non è proprio del tutto vero. Il problema è che quelli un po' più smart nel campo della pubblica amministrazione, dei ministeri, vanno qualche volta nelle imprese, ma non vanno nelle imprese normali. Vanno, che ne so, alla Merzario, per citare l'esempio più basso, tra virgolette, perché la Merzario è una cosa straordinariamente elevata, vanno in posti di alta tecnologia e quindi unito alle considerazioni di Banca d'Italia, sostengono che il mondo delle imprese dovrebbe essere quello. Però dovrebbe essere quello, non va bene.
Nel senso, noi siamo come siamo. L'esempio che faccio sempre, insomma, a me piacerebbe molto essere alto, biondo, con gli occhi azzurri. Sono così, ho qualche pregio e parecchi difetti fisici, ma insomma, e anche intellettuali, ma comunque, diciamo. Quindi bisogna accettare questa cosa. Il problema sostanziale che io vedo è che non c'è una voglia di confrontarsi con queste cose, perché poi la pubblica amministrazione viene disintermediata perché gli imprenditori, c'è un cortocircuito terribile, gli imprenditori sono convinti che gli amministratori pubblici sono corrotti, ignoranti, non sanno, inefficienti, pensano solo allo stipendio del 27 e così via. Gli operatori pubblici spesso pensano che gli imprenditori sono un po' imbroglioni, opportunisti, cercano di arraffare soldi pubblici appena possono. Questo non vale tanto al centro-nord, ma nel centro-sud è diffusissima questa contrapposizione. E quindi un patto, un'alleanza è indispensabile, perché i ministeri possono avere tutte le critiche possibili, però con loro bisogna fare i conti, le regioni stessa cosa, e quindi bisogna trovare delle cose da fare. L'idea sottostante nel libro, non so quanto chiara, ma che diciamo invece nell'attività normale propugno, è quella di dire, dice, vabbè, saremo pure inefficienti, ma se io identifico bene le funzioni da svolgere, forse è più facile verificarle. Per esempio, nel disegno ricerca imprese, io ipotizzo la presenza di un gruppo di mezzo, diciamo di facilitatori specifici, che anche questi ci sono stati in passato, ma se disegniamo bene le funzioni che questi devono svolgere, costruiamo un mercato. Non voglio allargare il discorso, ma in questo momento le università stanno costruendo un sacco di, stanno prendendo un sacco di giovani con assegni per i quali solo in parte si riuscirà ad avere un futuro in campo accademico in senso stretto. E quindi costruire dei mestieri paralleli in cui queste competenze di alto profilo possono avere degli sbocchi non sarebbe male. Ecco, prima di passare ad Alessandro, volevo chiedere a Roberta se che valutazione dà di questa spaccatura che conosciamo tutti, ma che in qualche maniera appunto Raffaele, anche grazie alla sua attività di economista sperimentale, di advisor, eccetera, ha descritto tra ceto politico e ceto politico amministrativo da un lato e dall'altro ceto imprenditoriale, ecco. Ma, cioè, credo il quadro che ha fatto Raffaele sia quello che insomma tutti noi conosciamo, anche se però secondo me forse cioè quando per esempio appunto Raffaele nel suo libro parlava di questi intermediari, in realtà questa idea degli intermediari è quello che abbiamo sempre avuto nei distretti industriali, cioè i distretti industriali erano fatti da piccole e medie imprese dove quello che funzionava bene era proprio il fatto che ci fossero associazioni industriali, centri di ricerca che facevano proprio questo ruolo di connessione tra per esempio le università e le piccole e le medie imprese, e fino a un certo punto queste cose qui magari a livello nazionale non ci sono mai state, ma a livello locale hanno funzionato e in realtà in parte funzionano ancora, perché voglio dire, ma anche in settori, per esempio tanti anni fa io ho lavorato sul settore del vino, che non è un settore manifatturiero, però lì per esempio il ruolo che hanno questi tecnici che intermediano proprio la conoscenza tra le università e le imprese è fondamentale, fenomenale. Adesso forse un po' meno, perché ormai il settore del vino, adesso anche le imprese sono cresciute e ha iniziato probabilmente ad avere anche dei contatti diretti con l'università, ma l'esistenza di questi agronomi che stavano in mezzo è stato sicuramente fondamentale nel passaggio che c'è stato in quel settore, da un settore che viveva un po' della tradizione, dell'esperienza, a un settore che è diventato un settore estremamente competitivo in Italia, no? E lì
anche al sud, cioè, ma io mi ricordo avevo intervistato questi agronomi in Piemonte ed era proprio un'associazione di agronomi che lavoravano nelle università e che andavano nelle imprese, quindi diciamo che di esperienze a livello locale, a livello settoriale ne abbiamo tante. E, quando passiamo a livello nazionale probabilmente le cose invece non funzionano perché effettivamente non c'è nessuno che nei ministeri si va a interfacciare con le piccole imprese, si interfacciano tutti solo con le poche grandi imprese che abbiamo, insomma. Alessandro, ecco, che valutazione dai, ecco, come ricercatore della fondazione, come economista come anche persona che prova a operare su crinali di competenze differenti? Sì, allora, a me il libro è risultato molto interessante perché offre, a mio parere, alcuni spunti nel discorso che si sta facendo sempre più oggi negli Stati Uniti, ma pian piano stiamo iniziando anche in Europa, sul cambio di paradigma, del paradigma economico. Io voglio evidenziare due elementi che sono, ricorrono come un po' un leitmotiv. Non ci sono paragrafi totalmente dedicati a quelli, capitoli totalmente dedicati a quelli, ma sono un leitmotiv che ricorre in tutti i capitoli. E questi due elementi sono i seguenti. Il primo è che non bastano i soldi, non è sufficiente, scrive Raffaele molto spesso nel libro, semplicemente ragionare in una logica di erogazione finanziaria. Noi vi diamo i soldi, a voi imprese o agenzie pubbliche che si occupano di promuovere lo sviluppo economico, e poi le cose succederanno, ci sarà sviluppo e via dicendo. Quindi, che è la ratio alla base del concetto di politica industriale. Non basta dare helicopter money o inondare di liquidità ai mercati, serve una visione strategica. Quindi l'importanza di organizzare e dirigere l'accumulazione e l'aumento della capacità produttiva del paese. E venendo da decenni in cui politica industriale ha significato soltanto sussidi alle imprese, è ovvio che questa già di per sé è un'affermazione molto importante. Il secondo punto, che veniva sottolineato anche prima, è l'importanza della gestione della domanda pubblica. E io ho trovato, a dire il vero, nell'ultima parte del libro c'è qualche paragrafo dedicato a un maggior dettaglio di cosa si intende con ciò, ma appunto è un tema che ricorre. Secondo me risuona molto in questo ricorrere del tema della gestione della domanda pubblica il dibattito che, appunto, dicevo, si sta tenendo negli Stati Uniti sul supply side progressivism, per usare un'espressione che ha usato più volte Ezra Klein del New York Times, oppure modern supply side economics, per usare un'espressione di Janet Yellen, segretario del Tesoro degli Stati Uniti. Espressioni che più o meno indicano la stessa cosa, cioè se vogliamo costruire un nuovo progressismo che stimoli lo sviluppo economico e quindi coniughi, non cercando di risolvere un trade-off, ma cercando di portare avanti insieme equità e sviluppo, benessere, allora non possiamo limitarci a pensare nel classico paradigma del keynesismo, potremmo dire idraulico, cioè apriamo un po' la manopola della spesa pubblica, apriamo un po' la manopola dei consumi privati e l'economia riparte. Ma è necessario ragionare con un progressismo non più solo dal lato della domanda, quindi, ma dal lato dell'offerta, quindi programmare massicci investimenti pubblici con un'ottica strategica. E appunto questi elementi, a mio parere, sono appunto degli elementi fondamentali per la costruzione di un nuovo paradigma economico che vada oltre il Washington Consensus e i vecchi dogmi neoliberali di cui ormai oggi tutti si stanno disfando, dall'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale Blanchard forse Larry Summers un po' di meno, però Jason Furman, collaboratore di Larry Summers e ex collaboratore di varie amministrazioni americane. Quindi in un momento in cui il vecchio sta morendo, ma il nuovo stenta a nascere, allora dobbiamo cercare di, secondo me, e questo il libro lo fa molto bene, di chiarire alcuni punti essenziali su cui possiamo essere d'accordo, per poi, ovviamente, politicamente,
e dal punto di vista delle diverse competenze, dei diversi orientamenti, costruire visioni che però concordino su alcuni punti. E mi sembra che questi punti siano molto condivisibili, questi che ho sottolineato. Una cosa che invece, una critica che mi sento di muovere al libro, appunto al libro, non all'autore, è la seguente. Mi sembra che ciò che manchi in queste visioni, ma anche nel dibattito molto ricco e pieno di spunti che c'è stato prima, è il ruolo dei lavoratori nella definizione della politica industriale, il ruolo dei sindacati e non necessariamente dei sindacati, il ruolo anche del sapere operaio di singole fabbriche. Faccio un esempio, la ex GKN di Campi Bisenzio. Io sono sicuro che molti di voi qui conoscono la storia, quindi non la riassumo, ma di fatto questi operai che si sono trovati da un giorno all'altro sulla strada e rocambolescamente hanno occupato la fabbrica, sono riusciti, è stato annunciato qualche mese fa, poi ovviamente è passato in sordina perché è iniziata la guerra e via dicendo, ma sono riusciti a mettersi in collaborazione con vari studiosi, ricercatori, professori di varie università, e quindi ritorna il ruolo delle conoscenze, del ruolo delle università e via dicendo, fra cui per esempio Giovanni Dossi, Andrea Roventini e altri, ma quindi non solo economisti, anche ingegneri. E a aprire un dialogo con i centri di competenza Artes 4.0, della strategia industria 4.0, in base alla quale dopo mesi di lavoro intenso hanno presentato un piano, di cui si è parlato un po' nella stampa, soprattutto in quella locale toscana purtroppo, un piano che avrà i suoi difetti, avrà i suoi limiti e tutto, ma è un tentativo di proporre strumenti innovativi di politica industriale dal basso. E questo invece risuona con, quindi appunto, sono sicuro che Raffaele si trova d'accordo con almeno con l'innovatività appunto di questo esperimento, perché nel suo libro dice proprio c'è bisogno di innovare la politica industriale, l'ha detto anche prima, non possiamo più reinvertire vecchi strumenti e basta. Provo a fare io. Funziona? Si sente? Sì, sì, ok. No, provo a cogliere appunto lo stimolo suo e chiedere a Raffaele, ma allora questo esperimento di Campi Bisenzio, a tuo avviso, può risultare interessante appunto per una sorta di politica industriale che si compone dal basso, la prima domanda, e poi in qualche maniera può andare a sostituirsi al classico paradigma dell'imprenditore, che è quello che ha costruito sostanzialmente la civiltà occidentale europea e americana e in senso economico dal Settecento ad oggi, ecco. Premesso che è difficile sempre sbilanciarsi sul futuro, si tratta, mi ha colpito, e anche vista una mia storia personale, mi sono sentito, io ho iniziato a fare il ricercatore in un posto che si chiamava CESPE, Centro Studi di Politica Economica, non era un organo del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, quindi diciamo, e si lavorava a stretto contatto con i sindacati allora. Però dei contatti mi sono rimasti. Io ho provato a discutere, anzi ho presentato anche questo libro in CGIL. Il problema è che nelle organizzazioni sindacali, e separerei il discorso organizzazioni sindacali nelle organizzazioni sindacali la logica ripartizionale fa premio in questo momento, almeno questa è la mia impressione, su logiche progettuali, che sono invece quelle che a me interessano di più. Per quello che riguarda, quindi diciamo, hai ragione, il lavoro inteso come motore di progetti non c'è nel libro, c'è nella mia testa ma non riesco a portarlo. I sindacati mi pare che non ce l'abbiano, ma se avete elementi per smentirmi sono assai contento. Ci sono singoli progetti. Anche qui non è che ci sono cose nuove, pensa che c'è
il CFI è una struttura che finanzia i cosiddetti workers buyout o attività di questo genere, quindi diciamo progetti dei lavoratori ci sono sempre stati, comunque insomma, sono molti anni che ci sono, possono essere più o meno interessanti, più o meno moderni naturalmente, però questa è una progettualità di estremo interesse. Credo che questa struttura finanziaria dedicata a questo finanziamento sia stata rifinanziata da poco, anche con parecchie risorse, quindi diciamo c'è questo disegno, ma tu penso che mi chiedessi qualcosa di più, cioè non attività sporadiche, cioè se si può costruire un disegno generale, forse sì, però non ho elementi e non so quanto sia diffusa questa voglia progettuale dei singoli, delle associazioni su singole imprese e ancora di più nelle associazioni di categoria nazionale. Un po' di scetticismo anche su questo direi che di averlo. Molto anche la tua opinione, data anche il luogo in cui ci troviamo in Fondazione Feltrinelli, il tema del lavoro dentro questo meccanismo, dato che loro due si sono così soffermati. Ma allora, io credo che cioè non sia tanto il modello, non sia tanto quello dei lavoratori che si sostituiscono agli imprenditori, probabilmente o sperabilmente dovrebbero esserci spazio per iniziative imprenditoriali che hanno entrambe le origini. Sicuramente appunto l'esperienza di Campi Bisenzio, cioè ci sono delle esperienze ma non è così sistematico. Anch'io devo dire sono molto d'accordo con Raffaele rispetto ai sindacati, giusto per raccontare un aneddoto questa mattina, non so se ascoltate, io alla mattina spesso ascolto questo podcast di Francesco Costa che appunto parla delle news del mattino e ha iniziato raccontando le motivazioni dello sciopero di oggi. Cioè io stavo facendo colazione e ridevo da sola, perché cioè lui le leggeva semplicemente, cioè era una specie, era appunto, mi sono messa a ridere perché era una roba folle proprio, no? Vabbè, comunque, quindi adesso a parte questa cosa, sono molto d'accordo su questo discorso dei sindacati. Volevo fare solo un'osservazione che in parte è collegata, cioè che sicuramente è collegata col ruolo che i lavoratori possono avere. Allora, c'è un aspetto fondamentale che è quello della qualità del capitale umano. Allora, lavoratori con delle competenze, lavoratori qualificati, ci sono degli studi che anche sull'Italia che dimostrano come per esempio il lavoratore qualificato non ha paura della digitalizzazione, perché cioè quindi non è, è molto, perché è sicuro delle sue competenze e sa di poter trovare delle alternative, mentre il lavoratore non qualificato è terrorizzato ovviamente dall'introduzione del digitale. Un altro studio di cui leggevo in questi giorni, che secondo me è estremamente interessante, è uno studio fatto su imprese italiane e sull'impatto dell'introduzione alcune tecnologie digitali nelle imprese. Allora, nelle imprese con lavoro poco qualificato c'è un impatto che è praticamente zero sulla produttività delle imprese, mentre invece se il lavoro è qualificato c'è un impatto positivo. Allora, questo fa l'enorme differenza anche, credo, in termini di potenzialità di esperienze come quella di Campi Bisenzio. E purtroppo, diciamo, non purtroppo, ma qui si collega con un altro appunto degli aspetti che riprendeva Alessandro e che c'è nel libro di Raffaele, cioè sul fatto che le piccole e medie imprese, soprattutto se devono muoversi verso la transizione ecologica, verso la transizione digitale, hanno bisogno sicuramente anche di risorse finanziarie, ma non è quello il punto fondamentale. C'è bisogno di costruire le competenze, c'è bisogno dei servizi e tutto questo non può mancare, perché se diamo solamente i soldi per investire in servizi di cloud non otteniamo nessun risultato per il sistema e per le imprese in particolare. Ecco,
Faccio una penultima domanda, riservando poi l'ultima a Raffaele. La penultima è invece per Alessandro, che appunto mi interessava molto questo tema. A tuo avviso bisogna compiere o no una scelta di politiche, di policy, su la, è un out-out oppure si può trovare un'ipotesi conciliativa? I soldi e lo sforzo pubblico deve andare verso l'upgrading delle competenze medie, verso l'alto, che abbiamo sentito anche Roberta ricordare come alla fine la produttività crea produttività e la non produttività crea il nulla, oppure bisogna evitare la proletarizzazione di chi non ha competenze, ecco. Non so se mi sono riuscito a spiegare, ecco. Io con una provocazione risponderei che bisogna evitare la proletarizzazione di chi, anche di chi ha competenze, perché di fatto l'ex GKN, l'ex Caterpillar di Iesi e via dicendo, sono tutti casi in cui grandi multinazionali, di fatto irresponsabili rispetto al territorio, quindi certo non stiamo parlando dell'81% delle imprese che costituiscono il tessuto italiano, in cui il management molto spesso ha competenze esclusivamente finanziarie e non industriali, chiude per motivi di, che economicamente magari anche sensati, anche se posso avere i miei dubbi, chiude mettendo a rischio provocando la dispersione di quello che prima veniva definito capitale umano, che possiamo anche definire sapere operaio e via dicendo. Di fatto quello è tutto capitale umano che quando un'azienda come l'ex GKN chiude e magari riaprirà, non sappiamo ancora, ma i lavoratori stanno fermi per anni, di fatto sono, e magari poi non riescono neanche a rientrare nel processo produttivo, sono competenze disperse. Quindi sicuramente è importante aumentare le competenze di chi già ce l'ha, dotare di competenze chi non ne ha e via dicendo, ma anche importante evitare la dispersione delle competenze che con i processi che sono stati una costante negli ultimi anni di delocalizzazione e via dicendo, si disperdono di fatto. E l'ultima cosa che vorrei dire riguardo l'esperimento GKN è che una chicca è che i macchinari che erano stati acquistati dall'azienda con i fondi di Industria 4.0, con la chiusura dell'azienda, di fatto l'azienda, il fondo che Melrose voleva portarseli con sé, primo fatto che dovrebbe far sollevare più di un sopracciglio. E poi di fatto è ovvio che non possono essere solo non ci possono essere solo politiche industriali centrate sui lavoratori, ma dato che siamo in una fase sperimentale di pluralità, è bene che ci sia pluralità e innovazione, innovatività nell'utilizzo delle politiche industriali, e accanto ai strumenti, ai luoghi di scambio e elaborazione tradizionale, di fatto quel piccolo esperimento, piccolo per ora, degli lavoratori ex GKN, è stato un esperimento in cui si è messo in discussione come l'Italia si riposiziona nelle catene globali del valore, che mi sembra, leggendo fra le righe del libro, che è qualcosa che il PNRR, se fa, non lo fa in modo completamente soddisfacente. No, solo uno spunto, non c'è il tempo, però è un argomento al quale tengo molto. Quando si parla di dispersione di capitale umano, allora prima parlavo di imprese femminili, allora in Italia si sta disperdendo un capitale umano pazzesco legato al fatto che abbiamo un tasso di natività delle donne che è esagerato, cioè in Lombardia è del 32% contro circa il 15% degli uomini, in Sicilia è 60% contro un 28% delle donne. Ma il dato che a me, leggevo appunto in questi giorni, mi ha fatto più impressione è che se consideriamo la fascia di età tra 34 e 44 anni di donne, cioè di popolazione laureata o con post laurea, il tasso di natività femminile è del 15%, quello maschile è del 3%. Allora, tutti i dati, le indagini ci dicono che le ragazze hanno una performance scolastica molto migliore dei ragazzi, ormai anche nelle materie STEM. Quindi, ecco, facciamo una riflessione, questo è tutto capitale umano,
completamente sprecato. E il PNRR fa qualcosa, ma proprio qualcosina. Molto poco. Ecco, Raffaele, siamo davvero in chiusura. A te, diciamo, lascerei le conclusioni di tutte le idee che sono state messe in campo a partire da questo libro. Troppe conclusioni naturalmente non sono in grado di farle, però vorrei chiudere con una botta di inopinato ottimismo oltre ogni ragionevolezza. Quello che non abbiamo detto e che non c'è nel libro, ma questo però non è colpa mia perché non era all'orizzonte, e delle conseguenze di questa terribile situazione che stiamo vivendo. Nessuno di noi ha la palla di vetro, naturalmente, però due cose sono molto probabili per il futuro, no? La prima è che il costo dell'energia è presumibile che rimarrà alto, non magari a questi livelli, ma rimarrà alto. Il secondo è che il rischio geopolitico, che fino a poco fa, è anche il caso che citava Alessandro, rientra in quel quadro, fino a poco fa il quadro geopolitico non era il rischio geopolitico non era sostanzialmente preso in considerazione, per cui produrre in Vietnam, in Cina, in Russia o in qualsiasi altro luogo era assolutamente indifferente. Dovevo inseguire ottimizzazioni e risparmi. Oggi non è più così. Paolo Bricco lo sa perché ha scritto anche recentemente cose su come stava cambiando questo percorso. Io penso che se ci sono i soldi e se ci sono minimi progetti, ragionamenti ben fatti sulle filiere possono avere grande spazio in questo momento. La riorganizzazione della produzione a livello globale probabilmente vedrà dei riassetti regionali, intesi in senso continentale ovviamente, non in senso diciamo di singole regioni italiane, e quindi a maggior ragione lo spazio per questo tipo di politiche fatte con un minimo di cervello in più e con un minimo di organizzazione in più, io credo che lo spazio sia rilevante. E l'invito che possiamo fare, o ciascuno per quel poco che può, per quel poco o quel tanto, perché naturalmente ognuno ha casse di risonanza diverse, è quello di invitare i nostri governanti a non sprecare un'occasione che c'è e che non è solo un'occasione di spinta secca sulla domanda aggregata, ma deve essere un'occasione di trasformazione del sistema produttivo. Un sistema produttivo che è reattivo, non è un cadavere che sta messo lì. È un sistema produttivo che ha già mostrato un po' di reattività. Benissimo, allora ringraziamo davvero Raffaele anche perché questa conclusione che richiama un realismo anche ottimista in qualche maniera, e davvero ringraziamo Roberta, ringraziamo Alessandro, ringraziamo la Fondazione Feltrinelli che ha permesso lo svolgersi di questo dibattito che ricordiamo risulta di estremo interesse sia in tema di attualità che in tema di prospettiva che in tema di analisi su quello che è successo negli ultimi anni e che potrebbe succedere. Lo ricordiamo ancora una volta, appunto Raffaele Brancati, riprese e resilienza, punto interrogativo, opportunità insidie delle nuove politiche industriali, un libro pubblicato da Donzelli. Grazie a tutti, ai convenuti e buona serata.